Buongiorno ragazzi, benvenuti, bentornati in un nuovo weekly vlog. Questa settimana sarà bella intensa, quindi preparatevi. Oggi iniziamo che mi devo preparare. Mi sono fatta una prima skincare con essenze e robe varie. E adesso iniziamo con il make up che non vedo l'ora di farvi vedere. Anche perché potete trovare tutti questi prodottini che vi sto per mostrare sul sito di YesStyle. Che spedisce in Italia, non c'è nessun problema di dogana, quindi state sicuri su questo. E inoltre abbiamo un super codice che possiamo usare sul sito, è molto raro trovare codici per questo sito, quindi approfittatene. Ci sono un sacco di prodotti asiatici che potete acquistare, non solo make up, non solo skin care, ma ci sono anche accessori, vestiti, tantissime altre cose. Quindi vi scrivo il codicino adesso qui e ve lo scrivo anche in descrizione. Potete utilizzarlo per un mese su tutto il sito, su qualsiasi categoria, ed è del 12% su un minimo d'ordine di almeno 59 euro. Detto ciò, adesso vi faccio vedere con cosa inizio. Ovviamente protezione solare, questa è una dei best seller qui in Corea, perché oltre vabbè all'essere SPF 50+, ha anche un'azione idratante, fa proprio un effetto glass skin, adesso vi faccio vedere. Infatti io questa la uso proprio come base trucco, guardate qua che effetto stupendo. E dopodiché vado ovviamente con il mio super cushion, questo ormai penso ve l'ho fatto vedere 800 milioni di volte, che è quello di Jongsomol. Io utilizzo la Fairlight, questo qui è l'Essential Skin Nuder Long Lasting. Essendo appunto il cushion, ha la sua spugnetta e poi appunto il cushion, quindi il cuscinetto imbevuto di prodotto. Guardate come uniforma bene tutte le discromie. Ovviamente poi tutti i prodotti che vi sto mostrando vi metto anche il link direttamente qui sotto. Dopodiché, questa scoperta del secolo, cercavo un correttore e ho acquistato questo, che è del marchio Wake Make, colorazione 15, ed è bellissimo, perfetto per il contorno occhi, perché adesso vi faccio vedere, è molto coprente, ne basta veramente poco poco, ed è perfetto anche per coprire tutte queste macchiette, perché avendo una formula così leggera mi permette di coprire senza stratificare e soprattutto si autosetta in qualche modo. Infatti non lo lascio troppo tempo, specialmente qui sull'occhiaia, e lo vado subito a sfumare. Guardate come vi copre qualsiasi cosa. Altro prodottino che adoro è questo blushino di Kaja. Questa colorazione è meravigliosa e il pack è troppo cute, perché qua sopra lo svitate e avete una molla con la spugnetta a forma di cuoricino. E poi aprite sotto il prodotto, c'è anche qui un mini cushion. Io molto spesso questo lo applico direttamente con le dita e lo vado a mettere proprio in questo modo. Adoro, ha un colore perfetto per il mio tipo di carnagione, dà proprio questo effetto roseo sano. Setto questa base con il setting spray, questo è un altro dei must have che trovate ovunque qui in Corea, molto molto leggero e fa il suo dovere. E questa è la nostra base. Ora finisco il trucco perché altrimenti poi faccio tardi, ci vediamo direttamente quando sarò fuori casa. Oggi dobbiamo iniziare a registrare una delle cose relative a quello che stavamo registrando scorsa settimana per voi. Ormai non lo so perché mi perdo un po' i pezzi, sono dei giorni belli intensi. Insomma, la scorsa volta per lo shooting mi avevano preparato loro, l'avete visto, col fatto che non mi sono trovata esattamente al 100%, anche se voi avete apprezzato, però non avete visto il look dopo. Insomma, diciamo che il primo poteva pure andare, poi è stata un po' un'escalation di emozioni e sensazioni. Ho chiesto al grande boss se stavolta potevo fare di mio. Insomma, in realtà all'inizio gli avevo detto faccio io il trucco, i capelli me li fanno là, però poi ieri non ho fatto in tempo a lavarmi i capelli, qui ho detto quale può essere la conciatura migliore, questa, laccare tutto. In realtà è molto più carina, adesso sono un po' ingessata con questo cappotto, quindi ho fatto la coda così tutta bella slick, la frangia l'ho messa di lato tutta gelata, qua ho fatto un po' così e questa treccina per dare un po' gioco. Tra l'altro c'è un casino, ma oggi fa di nuovo freddo, cioè oggi siamo di nuovo scesi sotto in meno, adesso dovrebbero fare meno 4 e sono le 11 di mattina. Mi sono svegliata alle 7, infatti si vede. Ora degli occhiai, ho cercato di fare il meglio che potevo. Tra l'altro questo lucchino mi piace molto perché ho messo i ciuffetti, ma li ho messi soltanto alla fine. Dovrei farla più spesso questa cosa. Quindi niente, adesso aspetto l'auto perché il posto sta in zona Mapo, quindi devo andare vicino Honde. Si torna sempre dove si è stati bene. Ok, abbiamo finito adesso, ora riprendo l'ascensore. Comunque questa è stata la cosa più dura da registrare, vi giuro. Cioè, sapete quando fate una cosa che, tipo, cosa sto facendo? Cosa devo fare? Dove sono? Chi sono? Ecco, io. Comunque adesso, visto che sono in zona mia, credo di andarmi a mangiare un kimbap. Tra l'altro fa ancora freddino,
Infatti adesso mi chiudo il giacchetto, ma tanto non posso registrare fuori perché non si sente niente. Che poi ho scoperto, perché me l'ha detto Jenna, che in teoria oggi sarebbe tipo la giornata della liberazione della Corea dal Giappone. E infatti io vedo un sacco di studenti e credo appunto che le scuole siano chiuse, forse, non lo so. Comunque ero vicino al centro commerciale, quello dove l'altro giorno abbiamo trovato il posto chiuso, quello dove volevamo andare con Ross. Quindi ho detto, voglio andare lì, però in realtà io voglio proprio di kimbap, quindi adesso vado in quel posto che conosco. Cioè, capite cosa vi dico quando vi dico che c'è tanta gente? No, non rende, non rende. Però sono tutte ragazzine, quindi boh. Ecco, qua si vede meglio, cioè non è mai così, mai. Comunque adesso controllo se c'è posto, quello che volevamo provare l'altra volta con Rose, se no vado a quello del kimbap. Niente, questo posto non è destinato. Raga, guardate quanta gente, questi stanno tutti aspettando. Sono venuta da No Friend Burger perché vi giuro è l'unico dove ci sono dei posti. Eccomi qua, visuale finestrone. Sembra tipo l'incrocio quello di Shibuya. Avete presente quello in Giappone? Comunque ho mangiato il mio hamburgerino. Sto finendo le mie patatine e poi prendo sempre questi raviolini qua, sono buonissimi. Mai venuta da No Brand Burger prima di venirci col signor fidanzato, perché lui mi ha sempre detto è buonissimo, io lo preferisco, perché prima io andavo molto più da lotteria. In realtà questo è più buono, è più economico e più buono. Ovviamente non vi aspettate questa qualità. In realtà visto che sono qui adesso, penso mi farò un giro da Olio Bianco, perché ci stanno saldi fino al 70%, quindi vado a vedere se c'è qualcosina. Quindi faccio un po' di questi giri. Non sono nel mood di provare niente, perché prima mentre ci hanno dato i vestiti con le cose da metterci mi sono sentita un po' a disagio. Ho capito che questa cosa la fa per me. Proprio a casa vi spiego meglio. Comunque durando questa fantasy figlia, mi piace molto di più questa. Qua si è un po' impappata alla fine. Sono qui da Aland, dove l'altra volta io avevo trovato un cardigan. Ovviamente ora non lo trovo più. Un reminder per prendere le cose quando le trovo, non dopo. Io spero che renda quanta gente c'è, non lo so. Comunque ho preso le mie cosine e ora vado a pagare. Sono ufficialmente tornata a casa, ragazzi, un freddo, ma come vi ripeto sempre non è tanto il freddo qui in Corea, perché vi giuro che anche quando facevano un meno 11 e non c'era il vento, sembrava come i nostri 10 gradi, per dirvi. Il problema sta quando c'è il vento, ma è un vento freddo che vi fredda le cellule del cervello. Ce l'avete, non ce l'avete, indifferente, comunque vengono freddate, ibernate. Quindi vabbè, adesso mi sto un attimo rintiepidendo, mi sono messa la mia camicettina, qua c'ho la... come si chiama qua sta canottierina. Vi faccio vedere un po' le cose che ho preso, perché ho trovato quello che volevo prendere da Olive Young e adesso non mi sono fatta dare lo scontrino, perché io ogni volta gli dico sì dammelo, però c'è sempre qualche problema di incomprensione. E quindi mi ricordo di aver letto dal monitor, insomma, quando sono passati i prodotti. Però prima di questo vi voglio far vedere questo, perché vi ho detto che ho voglia di kimbap. Ok, questo non sarà il kimbap più eccezionale del mondo, però per me lo è. È il mio preferito, ragazzi, lo sapete. Questo qui, Spam Egg Mayo Kimbap. Tant'è che io riesco a trovarlo solo ai 7-Eleven. Ho scoperto questa cosa. Se vi piace, controllate nei 7-Eleven più che altro. E quindi ho preso tutti e due, ovviamente. E poi appunto Olive Young. Praticamente ci sono dei periodi nell'anno in cui ci sono degli sconti giganti. Ma Olive Young ci sono sempre degli sconticini, ok? Ci sono le confezioni magari 1+1, 2x1, eccetera eccetera. Ma questi saldi sono giganti. Tant'è che io vi ho fatto le riprese dentro il negozio, ma non rendeva, vi giuro. Io non mi sono neanche potuta avvicinare con lo sguardo al reparto makeup. Comunque non è che mi interessasse particolarmente, volevo cercare un blushino di un certo colore come mente, ma c'era veramente una centaglia che voi non avete idea. Quindi mi sono soffermata su questo. Questi qua sono i pads di Mediheal, che è uno dei miei brand preferiti. Adoro le maschere, adoro i pads. E questi qua sono quelli a retinolo e collagene, però sono i lifting pads. E infatti sono fatti con questa texture qua, che proprio io ho visto le persone che si li applicano, li tirano e li mettono quasi proprio a maschera. Molto molto curiosa, perché ho comprato il siero a retinolo, vi ricordate? L'ho usato una volta, mi è sembrato molto aggressivo per la mia pelle. Lo so che il retinolo va usato, riutilizzato ancora e ancora, però non me la sono sentita, specialmente in questo periodo che appunto sto registrando un po' di cose, non mi va di avere la pelle rovinata. Infatti sto cercando di mantenerla
come potete notare, il più pulita possibile. C'era sia la confezione, quella doppia, sia questa, alla fine ho preso questi. Li ho pagati 15.000 won, cioè è pochissimo. 15.000 won sono forse una decina di euro. Poi ho preso questo che è super virale, cioè lo vedete ovunque, sono settimane che lo vedo lì, ho detto vabbè lo prendo, stava a 7.000 won, quindi anche qui saranno forse 4 euro. E sono due di questi, che sono prodotti labbra della Torridan. Io di questo marchio ho il siero all'acido ialuronico che è buonissimo, bellissimo. Quindi questo qua adesso io uno me lo tengo in casa, vedete che belli questi pack, tipo due per uno. Uno me lo metto in borsa e uno me lo tengo a casa. Tra l'altro è super solido perché fa super freddo. E poi questo è il motivo del mio tutto, che è questa crema qui, Chica Plast. Questa qui è la versione Balm, perché poi c'è anche la versione crema, che è più leggera. B5 Plus, questa la state vedendo, spopola ovunque su TikTok. E molte persone la consigliano post trattamento, se avete la pelle che si irrita molto facilmente, perché dovrebbe esserci una base di pantenolo, esatto, che quindi va a eliminare quella che era l'irritazione, tipo il bepantenol appunto, cioè tipo crema culetto dei bambini, e dovrebbe anche riandare a ristrutturare la barriera cutanea. Quindi adesso anche che fa freddo, che vedete con queste raffiche di vento, io non ho la pelle particolarmente secca, però si può seccare. Questa la utilizzerò a serate alterne, perché poi come controindicazione, essendo con una base molto grassa, può tendere ad entrare molto nei pori e a quindi ad occludere i pori, e noi non vogliamo questo. La cosa bella è che l'ho pagata 35.000 won, che sono forse 26 euro. Oltre questa ci sono anche due mini size, ma che carinelle, da 3 ml l'uno, esatto. E quindi fine, questo è tutto. Prima tra l'altro, mentre stavo facendo questa cosa stamattina nella pausa, mi sono messa a guardare un attimo Instagram e mi sono spoilerata chi ha vinto Masterchef. Felice di chi ha vinto, però me lo sono spoilerata. È stato un attimo, cioè veramente il tempo che il mio sguardo ha guardato verso il basso per scorrere, ho letto il nome. Comunque siete furbi, eh. Pagina di Masterchef ufficiale, non ci scrivete il nome sotto, cacchio, scrivi e il vincitore è puntini puntini, così poi uno si guarda pure il video, se me lo scrivi non c'è marketing. Io vi giuro sono scioccata. Quindi adesso poi porterò Ami, perché dopo sennò si fa troppo freddo, troppo vento, e poi mi vedo appunto Masterchef. Dopo cena forse dovrebbe venire Ross, che ci guardiamo le due puntate di Love is Blind. Buongiorno e benvenuti in una nuova giornata. Oggi mi sento un po' frastornata, non lo so perché, cioè, ho dormito benissimo, ho questa sensazione di aver dormito benissimo, ma mi sento una gamba incriccata, quindi non so in che posizione mi sia messa, onestamente. Ho un occhio che probabilmente ci ho dormito proprio sopra, perché sapete quando lo sentite tipo intorpidito, quella sensazione lì? Poi letteralmente mi sono appena svegliato, c'ho le strisce ancora del cuscino, vabbè. Lavata la faccia, mi sono rifatta la mia acconciatura, perché lo sapete, io se non mi sveglio mi pettino, non sto bene col cervello. Mi sono preparata qua il mio vanilla latte, questo qua di questo brand Kanu. È veramente buono perché non è dolce per niente. E all'inizio facevo un po' fatica perché sono abituata al sapore del caffè latte, chiamiamolo così tra mille virgolette, perché che poi qua insomma è sempre relativo, con il latte appunto, quindi un po' più corposo, e da quando lo faccio con l'acqua calda solo ci ho messo un po', però non è male. Poi ho messo già gli gnocchi qua di riso in ammollo, ho tirato fuori il pollettino perché poi quando avanza lo do un po' a Ami. Eccolo qua, signorino, vuoi dire qualcosa alla telecamera? No, perché anche tu e tutte le caccole ci dobbiamo ancora pulire. Prima cosa, ho visto che mi hanno consegnato l'ordine di Coupang, quindi lo vado a prendere fuori. Se avete visto anche l'altro vlog lo sapete, questo vi arriva con gli ordini freddi, tipo di cose da frigo, ma io odio perché poi lo dovrei mandare indietro. In realtà cosa ho preso? Banane, poi ho preso questi funghetti che li adoro, ci serve tutta questa plastica? No, ancora io non l'ho capito. Poi i funghettini, eccoli qua, anche perché non posso avere troppe cose in frigo, che tra una decina di giorni non sarò qui a Seoul, ma poi magari avremo modo di parlarne. Stavolta sono riuscita a tenere la sorpresa, sono molto fiera di me stessa. Comunque questa settimana ci saranno un sacco di cose da fare. Devo fare dei giri per cercare delle rubine. Poi tra
2-3 giorni devo andare dal parrucchiere. Raga, mi sono decisa perché ho trovato questo posto dopo varie ricerche che ho visto proprio fa tutti questi cambi capelli anche alle straniere, quindi per quello mi sono fidata, perché poi lo sapete che le coreane hanno dei capelli molto differenti dai nostri, dove appunto schiariva le tinte, delle cose scure che avevano sui capelli. Qui ho detto proviamo. Certo, a ridosso di questa cosa che appunto devo fare non è proprio super intelligente, però poi non so se avete notato, mi sono tolta gli artigli, ho fatto questa mandorlina proprio piccola 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 piccola, molto delicatina, perché niente, ero entrata nella mia era che volevo fare un po' così. Ah, poi qui ho preso anche il cacao, la polvere di cacao, perché voglio fare una cosa con le banane che ho visto, anche perché appunto queste sono troppe banane, ci devo per forza fare una dolcinata. Vi rispondo alcune cose, vi facciamo una chiacchieratina mentre mi sorseggio qua questa fantastica bevanda. Ma ve l'ho detto, alla fine è tutta una questione di abitudine. Primo punto, questi giorni sicuramente sono stata più assente, ma avete visto che appunto sto facendo questa cosa del progetto, quindi ecco, la mia mancanza in questi giorni è sicuramente data da quello. Molto spesso sono fuori casa, quindi non riesco a organizzare i miei video in postazione. Vorrei, diciamo, continuare a fare 2 mukbang al mese, quindi devo ricominciare un po' su questo. Però credo che il video dopo di questo sarà proprio un mukbang, dove rispondo alle domande di signor fidanzato, che anche lì l'abbiamo portato abbastanza per le lunghe. Ogni tanto si è sentito, ogni tanto si è intravisto. Però adesso sono esattamente 7 mesi che ci conosciamo, 6 mesi che stiamo insieme ufficialmente. Il tempo vola, raga, perché mi sembra ieri. Che non mi ricordo quando, l'altro giorno gli ho chiesto tipo, ma ti ricordi dove siamo andati? Come seconda uscita, terza, non mi ricordo che avevo chiesto. Però non mi ero resa conto che appunto fosse 6 mesi fa. E vabbè, quindi così, insomma, devo rispondervi un po' di queste domandine. Quindi poi se volete informazioni da pettegoline, sicuramente in quel video ne troverete un po'. Ho finito di vedere Glee, triste, tristissima ragazzi. Però mi sono detta che ora ho 2/3 opzioni, aspettando che poi cominciano tutte quelle nuove che voglio vedere, tipo Bridgerton. Io non vedo l'ora di vederlo. Vabbè, adesso finisco questo, poi metto a posto questi panni che vedete stesi, e poi devo finire di editare un weekly, che è quello che probabilmente avete visto prima di questo, che è bello 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 lungo. L'ho iniziato ieri sera, poi una certa ho detto ciao, non ce la fa. Sto guardando la recensione no spoiler di Kalel su Yeon 2, perché lui è il mio reference per le recensioni di qualsiasi cosa. Non lo so, adoro il modo in cui si esprime, quindi mi fa piacere sentirlo parlare. Io ho visto Yeon 1 al cinema, ovviamente quando ero in Italia. L'ho trovata estremamente pesante. Sarà che appunto non l'ho compreso come film, perché poi quando tutti cominciano a decantare una cosa che tu non hai capito e non ti è piaciuta, ti senti pure stupida, dici oddio, magari sono io che effettivamente ho dei gusti differenti e non apprezzo questo genere di pellicole, il che ci può stare. Semplicemente non è non avere gusto, ma avere un altro gusto, no? Poi ci sono i film che oggettivamente sono bellissimi, ok? E questo decantatissimo adesso è anche di un 2, quindi io mi rifiuto di andarlo a vedere al cinema qui in Corea, perché lo dovrei vedere in lingua originale, e per me è appunto già un film pesante che dura tanto. Vedere in lingua originale è come, cioè io volevo andare a vedere Oppenheimer, ma non me la sono sentita onestamente. Quindi chi lo sa se un giorno potrei vederlo in italiano, magari. Per ora mi vedo questa recensione, no spoiler, almeno non mi faccio spoiler, non che mi interessi particolarmente, però ovviamente lo voglio andare a vedere per curiosità. Nel mentre mi sono fatta qui un po' di riso con del parmigiano, gli ultimi rimanenze di parmigiano dall'Italia. Ero qui che sto montando il video, alla fine tra l'altro è venuto più lungo di quello che pensavo. Io ogni volta dico non registro abbastanza, non parlo abbastanza, poi riguardo le clip e dico boh, ma vuoi stare un po' zitta sinceramente? Comunque ero qui che editavo e mi è arrivato un messaggio da Instagram. Solitamente ho notato che qui in Corea i marchi, se ti vogliono chiedere collaborazione, ti vogliono mandare qualcosa, ti scrivono su TikTok più che su Instagram. E invece, non so quando, perché non mi ricordo effettivamente, apparentemente ho taggato il profilo di Olive Young Global. Il Global sarebbe appunto quello mondiale, dove poi spediscono anche in America, ovviamente non da noi, che sia ben chiaro, in Italia proprio mai. E mi hanno inviato un messaggio su Instagram, mi hanno scritto
detto: grazie per averci menzionato nel tuo account, ci piacerebbe mandarti una welcome box di marzo. Se ti fa piacere scrivimi i tuoi dati per la spedizione e bla bla bla. Non me l'aspettavo, è stato così. Poi pensavo, vabbè, sarà tipo uno di quei account tipo scam. Invece è proprio l'account. Prova visiva del tutto. E quindi niente, io ho detto, raga, figuratevi, a me mi fa più che piacere, ve lascio un reno ogni volta che ci vado. Quindi staremo a vedere poi quando ci arriva pure sta robetta. Carina, eh? Quindi poi mi preparo il pranzo con gli gnocchi di riso che vi ho fatto vedere. Cioè, ormai io addicted agli gnocchi di riso perché ho anche il riso effettivo, però gli gnocchi di riso sono più sfiziosi perché stai lì, te lo mastichi tutto. Se vi piacciono le cose un po' chewy, quindi che appunto devi stare lì e masticarlo, sono sfiziosi. E ultimamente li sto facendo molto spesso con le verdure, insomma, anche un modo per mangiare le verdure e le cose che ho in frigo. Io non sono una grande amante della carne, quindi anche qui la mangio molto relativamente. Quando c'era Jenna uscivamo e mangiavamo insieme molto più spesso, però da quando adesso poi sto qui da sola, ecco, un po' più... così. Vabbè ragazzi, alla fine ho riniziato Teen Wolf, quindi eccoci qua. E sto anche cucinando, ragazzi, sembra invitante, ve lo dico. Devo solo aggiungere la salsa di soia. Guardate che bellino. Ora ci metto la salsina. Faccio cuocere i ravioli direttamente qua, almeno poi l'amido del riso mi addensa tutta questa situazione. E ho aggiunto sia le rice cake così, quelle tipo del tteokbokki solite, che queste qua che mi piacciono da morire. Ci ho messo i funghi, il pak choi, cipolla, carote e anche la verza. Ebbene sì, guardate che meraviglia, sono buonissime. Questa cremina è densa al punto giusto, guardate che passo il cucchiaio e poi si riassorbe. Vediamo un taste test se non mi ustiono perché l'ho appena tolti dal fuoco. Provateli perché, mamma mia, vi metto in pausa prima che faccio spoiler a qualcuno. Praticamente sono uscita un attimo, sono andata, vabbè, da Daiso, ma ormai non ve lo faccio vedere perché tanto, cioè, che vi faccio vedere, ho preso le buste della spazzatura, bellissimo. E poi con l'occasione mi sono fermata al Mac, raga, preciclo, purtroppo, preciclo. Però mi sono presa soltanto un panino, ho preso il Big Mac. Quindi, insomma, adesso ero qui che stavo guardando l'ultima puntata di Love is Blind. Io scioccata da questa puntata, ma vabbè. Sta stagione è stata folle.